Campidoglio, salutato dal sindaco di Roma, quinto congresso della Federazione Internazionale delle Donne Giuriste. Prende poi la parola la presidente del comitato organizzativo, signora Sofia Lanza. È presente Monsignor Borgoncini Duca. La federazione si è costituita nel 1944 a Città del Messico, come ricorda la sua presidente, Florence Allen. Tra gli intervenuti, Tosato e Azzara. Relazioni della delegata di San Domingo, degli Stati Uniti, della Germania. Valido il contributo femminile nella trasformazione di concetti e di istituti che travaglia il diritto odierno. Nella notte arriva dal Brasile il primo gruppo, Remondini, Furiassi, Sentimenti Quarto, Tognon, l'allenatore Sperone e Amadei. Non è andata come si sperava, ma i fiori ad Amadei vengono di diritto e la speranza e l'augurio di giornate migliori. Il giorno seguente, altro scaglione, partiti per mare tornano dal cielo, parola. E su questo campo di Ciampino gli uomini dei campi di calcio, Cappello e Moro. A che pro rimanere più a lungo laggiù? Ma mentre il calcio girava male, l'Italia batteva un altro record che ci permetterà di sapere meglio di quanto potranno dircelo i testimoni provenienti di là il perché della disavventura. Lincoln, ottenuta l'esclusiva mondiale, è in grado di fare uscire a tempo di primato il film delle 26 partite. Così potremo vedere la verità coi nostri occhi. Subire è meno duro quando si riesce a capire. Né giostre né altalene servono più come ventilatori. Il pellicano avvezzo ai fiumi dei tropici specchia la sua sete in un secchiello. Questi la specchiano nel polverone sollevato da un vento irrisorio. Soli a gioire dei 45 all'ombra sono i mercanti di refrigerio. Battaglia del ghiaccio a tutte le ore. Per un po' di gelo si affronta il bagno di sudore. Gara preoccupata, come se i blocchi dovessero squagliarsi prima che le mani arrivino a provare la volontà di intirizzirsi. E poi, per conquistarsi il fresco, ci vogliono denti gagliardi. Questo nuovo apparecchio casalingo risolve un problema noto a tutti i proprietari di cani. La signora è impiegata, deve assentarsi durante l'ora dei pasti. Lascia a sostituirla questa macchina ad orologeria. A mezzogiorno in punto il cane è servito. Non dovrà aspettare la padrona dietro la porta chiamandola coi guaiti dello stomaco vuoto.